Mario Cambiaso, una bella soddisfazione per l'Amatori Savona che ha terminato la stagione 2021-2022 con una sofferta, ma quanto mai meritata salvezza. Sì, siamo contenti per il lavoro che abbiamo svolto durante l'anno e si sono avverate le previsioni all'inizio dell'anno scorso, quando pensavamo di salvarci all'ultimo minuto dell'ultima partita. Per cui abbiamo mantenuto le promesse e comunque siamo contenti di essere qui anche quest'anno ad affrontare questo nuovo campionato. Ci descrive un po' la realtà dell'Amatori Savona, anche di quello che è il forte legame con altre società del territorio. Ma Amatori è una squadra legata diciamo alla Parca Canestro Vado e anche alla Scuola Basket Savona. E queste tre società si dividono diciamo in settori. Per quanto possibile, Amatori Pallacanestro Savona si occupa della parte femminile e se ne è sempre occupata negli ultimi anni. E parte femminile che abbiamo allevato negli ultimi 10 anni, partendo da una squadra iscritta ai campionati fino ad arrivare al campionato di A2. E è una società quasi a livello familiare, nel senso che è fatta da volontari, dai bravissimi tecnici che ci sono su tutti il coach italiano e poi tutte le persone che ci stanno intorno, a partire dal team manager Davide e Parodi e tutti gli altri dirigenti e accompagnatori che gravitano attorno alla squadra. C'è massima soddisfazione quando si lavora con le giovani del vivaio e poi essi entrano a far parte della prima squadra. Certo, questo è uno dei nostri, diciamo, quello che è stato il nostro sogno da quando abbiamo ricominciato a fare qualcosa col femminile. Siamo partiti, come avevo detto, da una squadra di quattro, penso che all'inizio fossero 5 ragazze in età e tutte le altre più piccole, e pian pianino abbiamo cresciuto e allevato le ragazze. Se guardiamo la stagione 2022-2023, la prima stagione da presidente per lei, che cosa si aspetta? Quello che è successo l'anno scorso, una stagione ricca di suspense, una salvezza all'ultima, diciamo all'ultima giornata, magari qualche infortunio di meno e tanto bel basket da giocare qui a Savona.